anni in cui ne abbiamo viste di tutti i colori. Loro si erano presentati come una coalizione nuova, moderna, fatta di giovani, fatta di trasparenza. La rivoluzione l'avevano definita. Ebbene, a distanza di 3 anni, credo che siamo ormai nelle condizioni di poter dire se le forme attraverso le quali si erano manifestati all'inizio, soprattutto negli anni precedenti, l'elezione, durante la campagna elettorale, siano poi state confermate durante questa gestione amministrativa di questi primi 3 anni. Abbiamo detto più volte che il programma che loro avevano presentato, in realtà a nostro parere era un programma che non poteva essere realizzato, che aveva dei progetti altisonanti, delle idee incredibili, che erano state raccontate e prospettate alla città, ma che, come il tempo sta dimostrando, in realtà non potevano essere realizzate. Noi riteniamo che questa cosa fosse nota sia al sindaco che ai suoi accoliti già durante la campagna elettorale, ma che si siano manifestati alla città sotto altra forma. Alla fine del comizio vi proietteremo una lettera che forse qualcuno di voi ricorderà, che è una lettera che lui idealmente scrisse alla città, in cui vedrete quella forma romantica, quella forma di amore per la terra, per i vicoli, per questa splendida città. E vedremo, il senso di questo comizio di stasera è quello di vedere se effettivamente quello che loro hanno promesso, le forme attraverso le quali si sono manifestati e rappresentati, fossero vere oppure no. Ebbene, dicevo prima, loro erano ben consapevoli di raccontare delle cose che non erano realizzabili. Guardate, vi voglio far vedere 30 secondi, in realtà non so se riuscirete a vederlo, ma sicuramente lo sentirete. È un intervento fatto dal consigliere Giuseppe Grasso durante l'ultimo consiglio comunale. Sentite che cosa dice del programma che loro avevano presentato. Sentito, lui dice le cazzate, usa questo termine che aveva già utilizzato in un altro intervento, in un altro consiglio comunale, le hanno dette loro così come le hanno dette gli altri, quindi loro erano ben consapevoli di stare raccontando alla città appunto cazzate. Ed a proposito di cazzate, ricordate quello che raccontavano circa la nettezza urbana? Avrà fatto, credo, 7-8 comizi durante la fase precedente alla sua elezione. Comizi dei quali parlava dell'appalto della nettezza urbana come la madre di tutte le schifezze, lo ricordate tutti. Io dico sempre che vorrei trasmettere per intero un comizio che lui fece ad agosto del 2013, quindi pochi mesi prima della campagna elettorale, in cui parlò per esteso di questa vicenda. Sono convinto che già soltanto trasmettendovi quel comizio, senza aggiungere nessun commento, faremmo la più grande opposizione che si possa fare a questa amministrazione. Ricorderete gli 11 milioni di euro che vi doveva restituire, la strada in più che facevano i mezzi, le somme in più che venivano versate per l'emergenza neve, e diceva, così come abbiamo scritto sul manifesto, e che ci vuole, basta una lettera da avvocato e noi riprendiamo indietro tutto quello che è nostro. Ora, non so se voi vi siete resi conto che non è successo assolutamente nulla in questi anni. Loro hanno semplicemente smesso di discutere di questa vicenda. Ogni volta che io tiro fuori l'argomento in consiglio comunale, sapete cosa fa il sindaco? Si alza e se ne va.
per non rispondere, per non fronteggiare quello che ovviamente dovrebbe dire rispetto a questi proclami altisonanti. Hanno distolto l'attenzione, hanno giustamente puntato sull'incremento della raccolta differenziata, nessuno dice che non si debba fare, si deve fare, però minimizzano gli effetti di questa situazione. C'era un articolo qualche giorno fa su una testata giornalistica che di solito è sempre molto tenera con loro, che parlava proprio di minimizzazione della monnezza. Perché? Perché è indiscutibile che la città sia più sporca. La città ha avuto tanti problemi in passato, ma di certo non si è mai potuto dire che Lucera fosse una città sporca. Oggi invece troviamo situazioni di abbandono devastanti, che certo non sono attribuibili all'amministrazione, delle forme di inciviltà che sono attribuibili ai cittadini, ma la risposta che viene data rispetto a questa emergenza è completamente nulla, anche qui soltanto proclami. Ebbene, sulla raccolta differenziata noi abbiamo detto più volte, bisogna farla, ma perché non cominciamo a sentire le esigenze della cittadinanza? Perché non cominciamo a vedere come la fanno dalle altre parti? Perché è indiscutibile che ci sono dei fenomeni intollerabili, ci sono alcuni giorni, non è possibile soprattutto d'estate che ad esempio la frazione umida venga raccolta soltanto 3 volte durante la settimana, e spesso assistiamo a cassonetti abbandonati fino alle 10, alle 12 nel centro storico, o assistiamo a condomini in cui ci sono 20-25 cassonetti che nemmeno ti consentono di poter entrare nell'androne. Ebbene, loro sono completamente sordi rispetto a questa emergenza, non l'hanno fronteggiata nemmeno nel nuovo appalto, del quale, come forse sapete, stiamo ancora aspettando gli esiti, ormai da mesi. Allora, però, vorrei farvi riflettere su un aspetto. Io credo che un sindaco, che quando non era sindaco ed era consigliere di opposizione, parlava continuamente dell'appalto come appunto della madre di tutte le schifezze, accusava i politici, accusava la ditta, accusava i funzionari di collusione, di truffa ai danni di cittadini. Ebbene, che cosa vi aspettereste da una persona del genere nel momento in cui diventa sindaco? Credo che il primo atto che avrebbe dovuto compiere sarebbe stato quello di dare seguito a quello che diceva, no? Quindi chiamare per esempio la ditta e dire il contratto nelle parti che ritengo illegittime le annulliamo, altrimenti ti faccio delle azioni di risarcimento danni, prendere i funzionari che si erano occupati di queste cose e spostarli che so alla biblioteca o ai servizi cimiteriali, no? E invece nulla di tutto questo, niente di questo è avvenuto. È tutto ancora fermo. Qualcuno di voi ha avuto in restituzione pro quota quegli 11 milioni di euro di cui si parlava? Io personalmente no, ma credo nemmeno voi. E sapete perché? Perché quella lettera di cui parlava quando diceva che ci vuole, basta che scrive l'avvocato. Beh, amici cari, quella lettera non è mai partita, perché loro si sono manifestati in un modo, ma in realtà c'è qualcosa che non torna. Io non voglio avanzare sospetti, ma è certo che c'è qualcosa che non torna. Come c'è qualcosa che non torna sul PUG. Anche qui, proclami altisonanti, ne aspettavamo da 40 anni, tutto vero, la città ne aveva bisogno. Però io vorrei ricordare che cosa avevano promesso e che cosa avevano scritto nel programma elettorale. Loro avevano parlato del famoso progetto dei 13 ettari su via Biccari, in un certo modo, non so se lo ricordate, dissero che avrebbero venduto quel terreno comunale per recuperare 9 milioni di euro, è scritto, guardate, nel loro programma, 9 milioni di euro con i quali avrebbero potuto e dovuto finanziare degli altri interventi, la paleolica, rifacimenti delle strade, soluzione dei problemi della città. Io non ho mai condiviso quel progetto e lo sapete, però dico anche, tutto sommato, se l'idea era questa, di monetizzare un terreno inutilizzato, ci poteva anche stare. Che è successo però?
che nel momento in cui hanno dovuto superare le giuste rimostranze da parte della Regione Puglia e le hanno superate con un intervento politico, hanno dovuto ridurre la cubatura su questi 13 ettari, per cui l'idea originaria, che era quella di edificare 200 villette, ovviamente è naufragata. Ne hanno dovute ridurre a circa 70-80, massimo un centinaio. Che cosa significa questo? Significa che un soggetto che deve comprare il lotto e si deve edificare il terreno e si deve edificare la sua casa in campagna, e che secondo la prospettazione originaria avrebbe dovuto dividersi con gli altri proprietari degli altri lotti le spese di urbanizzazione primaria e secondaria, un conto era dividerle per 200, altro conto è dividerle per 100 o per 70. Capite bene che questo significa una lievitazione incredibile dei costi della realizzazione di questo sogno di andare a vivere in campagna. E loro, che se ne sono resi conto, incuranti completamente delle promesse che avevano fatto, hanno modificato il regime, hanno presentato una memoria alla Regione Puglia nella quale hanno detto: guardate, dobbiamo recuperare 5,5 milioni, 6 milioni di euro, non più 9. Di questi la metà serviranno, attenzione, per realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria in quel quartiere che loro definiscono quartiere ecosostenibile. Allora, seguitemi in questo ragionamento. Per far realizzare il sogno di qualche proprietario che vuole andarsi a vivere in campagna, con questa idea, noi già di fatto dovremo sobbarcarci, tutti noi cittadini, le spese in più che saranno necessarie per il trasporto pubblico locale, per la pubblica illuminazione, per la raccolta dell'immondizia. Ma con questa modifica che loro hanno fatto e della quale non vi parlano, che cosa succede? Che se il terreno è comunale, quello che viene venduto, i soldi che vengono raccolti sono di tutti quanti i cittadini. La metà di questi soldi che appartengono a noi tutti cittadini verranno utilizzati per far realizzare appunto queste 70-80 villette attraverso le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Capite che significa? Che altro che quartiere ecosostenibile, sarà un quartiere che sarà sostenuto economicamente da tutti i cittadini. Il sogno di far realizzare la villetta a 60-70-80 proprietari sarà sostenuto da tutta la città intera, ma loro questo non ve lo raccontano. Ecco perché vi dico, si sono mostrati e manifestati in una forma completamente diversa prima, ma oggi stanno mostrando la loro vera natura. E perché della puzza ne vogliamo parlare? Non la sentite più? È risolto il problema? Non mi pare. Il problema non è stato risolto. Ma non voglio raccontare e ritornare su questi argomenti, perché sapete bene che cosa ha fatto, le manifestazioni, dormiva in piazza, la tenda, di tutto ha combinato. Vi voglio però rammentare che lui è stato, fino a qualche mese fa, delegato provinciale all'ambiente. Quindi aveva tutte le competenze provinciali per cercare di risolvere il problema della puzza. E c'è un solo modo, amici, per risolvere questo problema: trasformare quell'impianto da aerobico, cioè a contatto con l'aria, in anaerobico. Ebbene, la Ecoagrim ha presentato questa richiesta, che però, o meglio, non l'ha presentata, ma doveva innanzitutto ottenere un'autorizzazione che si chiama AIA sul vecchio impianto. Questa procedura è stata avversata in tutti i modi dal sindaco Tutolo. Pensate che da ultimo, non so se riuscirete a vederlo, c'è stata una conferenza di servizi in cui si è presentato, sapendo ormai che non c'era più nulla da fare perché tutti quanti gli altri enti avevano dato un parere favorevole a questo progetto, con un vecchio
parere del comune contrario, in cui, che era vecchio precedente all'inizio della procedura, in cui addirittura ha cancellato a penna il numero di protocollo precedente e lo ha depositato così nel tentativo disperato di ostacolare ancora una volta la soluzione di questo problema. Però è opportuno che lo sappiate. La singolarità è determinata da un'altra cosa, della quale nessuno di noi sapeva nulla. Perché che cosa è successo? Guardate che contestualità di date. Lui è stato eletto delegato provinciale all'ambiente ad ottobre del 2014. Nello stesso periodo, ottobre 2014, veniva presentata da una società, della quale non faccio il nome perché non ci interessa, un progetto per la realizzazione di un impianto di compostaggio sullo stabilimento della ex Safab sulla foggia San Severo, impianto di compostaggio aerobico per 60.000 tonnellate. Ebbene, cari amici, dovete sapere che con una velocità sorprendente per questo genere di attività, questo impianto è stato autorizzato dall'ente provincia, settore ambiente, da lui retto, e lascio a voi ogni considerazione, nel gennaio del 2017, cioè nel momento esatto in cui lui ha cessato dall'incarico. Guardate che contestualità. Voi mi direte, vabbè, ma che ci interessa di questo? E no, ci interessa, perché Ecoagrim, rispetto a Lucera, è distante in linea d'aria 7 km a sud. Questo impianto, che ufficialmente è nel comune di San Severo, dista in linea d'aria da Lucera, da Palmori e dalle adiacenze della città all'incirca una decina di chilometri, cioè stiamo parlando di pochissima differenza, ed è a nord della città di Lucera, esattamente a nord. Questo significa, cari amici, che quando questo impianto verrà messo a regime, se il vento tirerà da sud, noi avremo la puzza che arriverà da sud, e se il vento tirerà da nord, come spesso succede, avremo la puzza di quell'altro impianto di compostaggio che arriverà appunto dall'altra parte. E allora io vorrei chiedergli, e gli ho chiesto in consiglio comunale, scusi sindaco, ma lei dove stava? Perché non ci ha parlato di questa vicenda? Perché per 3 anni, 2 anni e mezzo noi non abbiamo saputo niente? E soprattutto vorrei capire adesso che genere di attività intende porre in essere per contrastare questo genere di problematica. Sapete che mi ha risposto lui? Sulla prima domanda nulla, ha glissato. Sulla seconda domanda mi ha risposto, beh vabbè, se un domani dovessimo avere il problema decideremo che cosa fare. Quindi non solo non ha risolto il problema di Ecoagrim, ma nella sua qualità di delegato provinciale all'ambiente ci ha fatto anche quest'altro regalo, del quale dovremo ringraziarlo quando sarà. Ed è bene che lo sappiate. Peraltro anche la Regione, con un comunicato di qualche giorno fa, ha preso le distanze da questo genere di attività. Ma a proposito di cazzate, per ritornare alle frasi del consigliere Grasso, di questioni ne potremmo affrontare tante. Una delle quali pure bisogna parlare, perché magari vi siete pure dimenticati, è quella degli scuolabus. Ormai forse pensate che il servizio semplicemente non esista più, perché è così, siamo ormai al secondo anno scolastico consecutivo in cui i bambini vanno a scuola senza lo scuolabus. E questo, a mio avviso, è un qualcosa che non è nemmeno commentabile. Io ho fatto decine di interrogazioni, esattamente come faceva lui quando era all'opposizione, perché lui si lamentava del trasporto pubblico locale e della gestione dello scuolabus costantemente con l'allora sindaco Dotoli, anche per esempio per l'assenza di una segnalazione di una fermata.
Ebbene, io ho fatto interrogazioni su violazioni contrattuali da parte della Lucera Service molto importanti, perché vorrei ricordarvi, forse lo avete dimenticato, che la Lucera Service ha condotto i bambini, i nostri figli, su uno scuolabus privi di revisione, con le gomme lisce. Per la prima volta nella storia di questa città è stato sequestrato un mezzo di trasporto perché privo di assicurazione. Quindi violazioni di ogni tipo, non ha pagato per mesi gli stipendi ai dipendenti. E di tutto questo, semplicemente loro se ne sono fregati. Questa è la verità. Se ne sono completamente disinteressati. Ora c'è stato un appalto, finalmente, su questa vicenda. Seguitemi attentamente perché questa è veramente una cosa singolare. Questo appalto ci darà probabilmente, forse l'anno nuovo, non lo sappiamo, il nuovo servizio di gestione degli scuolabus. Il capitolato di appalto che Roberto trasmetterà, anche se probabilmente non lo vedete, ve lo riassumo io, all'articolo 7 prevedeva il problema del passaggio dei mezzi degli scuolabus dal vecchio appaltatore al nuovo appaltatore. I mezzi, è bene precisarlo, sono mezzi comunali, di proprietà comunale, ma l'appaltatore paga le rate di leasing, le anticipa e poi le vengono versate dal comune. Che succede? Questo capitolato di appalto prevede che il nuovo appaltatore, prima ancora di firmare il contratto e quindi prima ancora di iniziare il servizio, debba versare 150.000 euro al precedente appaltatore, che deve rilasciare quietanza. Attenzione, non deve dare la copia dell'assegno circolare con cui ha fatto il passaggio, no, basta che rilasci quietanza, seguitemi attentamente. Allora io chiesi in consiglio comunale al sindaco come mai avessero previsto questo passaggio, perché è evidente che questo passaggio, a mio avviso, lede la par condicio dei partecipanti, perché tenete presente che se Giuseppe Bizzarri volesse partecipare a questo appalto, prima ancora di cominciare dovrebbe tirar fuori 150.000 euro da dare alla Lucera Service, che è sempre quella ditta che ha commesso tutte quelle irregolarità di cui abbiamo parlato. E quindi dissi: così noi non l'abbiamo favorita la partecipazione. Il sindaco, sapete come mi ha risposto? È che mica posso anticipare io 150.000 euro per loro. E io ho detto: guardi sindaco, sì, perché i pulmini sono i nostri, non è che sono della ditta appaltatrice, quindi è normale che il comune paga i 150.000 euro e mette i partecipanti nelle stesse condizioni. Non è stato fatto. Indovinate quante ditte hanno partecipato? Una sola. Non è la Lucera Service, si chiama Fancy Tour, ma appartiene allo stesso identico legale rappresentante della Lucera Service, che quindi era l'unica messa nelle condizioni di poter partecipare, perché in pratica questa ditta dovrà semplicemente rilasciare una quietanza scritta a se stessa, con la quale si dirà che praticamente è stato già fatto il passaggio di denaro. Ma le irregolarità non finiscono qua, perché dovete sapere che nella fase precedente l'appalto, mi raccontano i dipendenti comunali, quando c'erano i problemi con la gestione dei rapporti pubblici, dei rapporti contrattuali, il Colatruglio, legale rappresentante di entrambe queste ditte, disse e propose: guardate, vi faccio passare sotto la Fancy Tour a patto che cambiamo il regime contrattuale che regola il vostro rapporto di lavoro. Vorrei che non fosse più regolato dal contratto autoferro-tranvieri, ma che venisse regolato dal contratto di autonoleggio. Voi direte: vabbè, che importanza c'ha? No, è importante, tant'è vero che i dipendenti dissero no. E perché dissero no? Dissero no perché il contratto di autonoleggio non prevede alcun tipo di garanzia per i lavoratori, prevede
succede, cioè, in sostanza, che la ditta, nel momento in cui si ferma per una ragione qualsiasi, ad esempio perché finisce l'anno scolastico, o ad esempio perché ci sono le vacanze di Natale, o ad esempio perché ci sono le vacanze di Pasqua, può dire ai dipendenti: amici, arrivederci, io vi licenzio, vi metto in cassa integrazione, ci rivediamo eventualmente alla riapertura dell'anno nuovo, senza alcun tipo di onere. Capite bene che per 21 famiglie che magari hanno un mutuo, un finanziamento da pagare, questa non è proprio una cosa bellissima, no? E quindi per questa ragione i dipendenti si opposero, non se ne fece nulla. Beh, volete sapere che cosa prevede il regime contrattuale del nuovo capitolato di appalto? Siete curiosi? Guarda caso, il regime contrattuale del nuovo capitolato d'appalto prevede che il contratto collettivo nazionale da applicare ai dipendenti dovrà essere quello di autonoleggio. E tutto questo nel silenzio più totale. Cioè, capite, questa ditta contro la quale loro si scagliavano, questa ditta che ha commesso violazioni contrattuali di ogni tipo, che ci ha creato problemi, che ha dovuto interrompere il servizio, che non ha pagato i lavori ai dipendenti, è uscita dalla porta ed è rientrata dalla finestra con tanto di garanzie a suo favore contro i dipendenti comunali e senza che nessuno dell'amministrazione, nonostante ci siano persone che arrivano da destra e persone che arrivano dal centro-sinistra, ci siano addirittura parenti di sindacalisti e quindi persone che dovrebbero avere una certa, come dire, propensione sociale, una propensione per i diritti dei lavoratori, beh, nessuno di questi ha detto una parola e assistono inermi. Non so se avete seguito una questione di cui si è parlato molto sui giornali ultimamente, la Midi SRL, è una società il cui socio con la quota maggioritaria è l'assessore Angelo Miano. Questa società legittimamente presentato un progetto per la realizzazione di un parco eolico nell'agro del comune di Lucera. Che succede? Vi racconto l'antefatto. L'assessore Miano è, come sapete, assessore alle attività produttive. In tale veste, secondo noi, poi vi racconteremo la tesi di Miano, in tale veste è stato delegato dal sindaco a partecipare a conferenze di servizi per altrettanti pali eolici, progetti eolici richiesti da altrettante società, a rappresentare appunto in quei lavori il comune di Lucera. In quelle occasioni esigeva, ovviamente in tale veste, che queste società presentassero tutti i documenti di legge e presentassero le fideiussioni a garanzia del piano di dismissione degli impianti nelle forme di legge. E sì, qui tutto bene. Arriva il giorno della conferenza di servizi della Midi SRL. Ovviamente l'assessore Miano non poteva andare, perché si sarebbe trovato nella strana posizione, dico strana, usiamo questo termine, di assessore del comune di Lucera alle attività produttive e componente della società interessata al progetto. Lascio a voi ogni considerazione, è evidente che non c'è andato, se non che per il comune non c'è andato nessuno. Il comune di Lucera, con il suo dirigente, con una lettera controfirmata anche dal sindaco, ha scritto alla regione Puglia e ha detto: guardate, ve la faccio vedere, anche se probabilmente non riuscirete a vedere molto.
guardate, fate attenzione, perché il piano di dismissione degli impianti alla fine dell'attività del parco eolico viene stimato dalla ditta in un importo di all'incirca 280-300 mila euro, adesso non ricordo, mentre dai nostri calcoli ce ne vogliono almeno 1 milione. Quindi vi invito a regolarizzare questa posizione e a presentare una fideiussione per questo importo, perché evidentemente la fideiussione presentata era un importo più basso. Ora voi mi direte: che c'è di strano in tutto questo? Ma forse non c'è niente di strano, però è un po' singolare, no, che questa situazione si verifichi proprio con la Midi SRL. Ora, il consigliere Dotoli ha parlato di questa questione in consiglio comunale, è stata fatta un'interrogazione, l'assessore Miano era lì presente, non ha replicato in alcun modo, ha replicato dopo con un comunicato stampa minacciando querele. Per la verità un collega mi ha anche chiamato chiedendomi di rettificare alcune cose, io gli ho detto: guarda, faccio un comizio domenica, se mi mandi la tua comunicazione, siccome io non voglio passare sopra l'onorabilità di nessuno, faccio politica, non faccio attacchi personali, non ho nessun problema a rappresentare la posizione dell'assessore Miano. Questa comunicazione non mi è arrivata. Però posso prendere, giusto per garantire il contraddittorio, il comunicato stampa dell'assessore Miano, il quale dice: guardate che io non ero l'assessore delegato a questo tipo di attività, perché l'assessore delegato è quello all'energia ed era Francesco Di Battista. Secondo me non è così, perché gli impianti eolici rientrano a pieno titolo nelle attività produttive. L'assessore all'energia si occupa della situazione del calore, degli impianti comunali, non certo delle attività produttive. Però prendiamo per buona questa dichiarazione. Dice anche: io ho presentato come socio una lettera con la quale dicevo che la fideiussione doveva essere rispondente alla legge, quindi non è vero che era più bassa. E non è così, perché appunto il piano di dismissione presentato, secondo quello che scrive il comune, non lo dice Giuseppe Pizzari, lo scrive il comune, era più basso. Ma io vi faccio riflettere, visto che lui sostiene questa cosa, e vi chiedo, scusatemi, ma se lui non era l'attore alla energia, non era l'assessore al ramo preposto, beh, mi spiegate che ci è andato a fare alle 5 conferenze di servizio precedenti in cui si parlava di impianti eolici? E guarda caso, a quella in cui si parlava del suo non c'è andato nessuno? Beh, poteva andarci l'assessore Di Battista, visto che lui era in una posizione di incompatibilità, e invece nulla di tutto questo. Ovviamente in consiglio è successo il finimondo, abbiamo discusso abbondantemente, il sindaco, come se nulla fosse successo, ha detto: vabbè, ma quella è un'attività imprenditoriale, qual è il problema? La può fare, io non sono contro le attività imprenditoriali. E chi ha detto il contrario? Nemmeno noi siamo contro le attività imprenditoriali. Ora, io non voglio né parlare di dimissioni, né parlare di incompatibilità, né parlare di conflitto di interessi, lascio a voi ogni tipo di valutazione. Vi ho offerto, come dire, la versione nostra e la versione dell'assessore Miano. Però una considerazione fatemela fare: provate a immaginare che cosa sarebbe successo se in questa posizione si fosse trovato qualche assessore dell'amministrazione precedente con lui all'opposizione. Ci sarebbe stato il finimondo, interrogazioni, comizi nelle piazze, denunce alla procura, avrebbe fatto di tutto. E invece oggi è tutto normale, tutto assolutamente regolare, e anzi minacciano querele se noi proviamo semplicemente a raccontare che cosa è successo. Beh, io non ho paura delle querele. E quindi posso dire fieramente e tranquillamente che sono arciconvinto che, quantomeno da un punto di vista politico e da un punto di vista etico, questa questione è stata gestita nel modo peggiore possibile, e non ho paura di ripeterlo e di ribadirlo anche davanti al tribunale.
perché a parti inverse loro avrebbero sicuramente chiesto le dimissioni dell'assessore Miano. Ora, io credo che la gente si stia cominciando a rendere conto, al di là dei comizi e delle manifestazioni, che c'è qualcosa che non andava. Ha cominciato a rendersene conto, a mio avviso, già dopo un anno, perché quando ci sono state le elezioni regionali, loro non hanno avuto con il loro candidato il risultato che speravano. Ma un piccolo, come dire, test elettorale c'è stato da ultimo, non so, forse non ve ne siete accorti, non lo avete valutato attentamente, con le primarie del Partito Democratico, in cui l'amministrazione si è impegnata a sostenere a Lucera la posizione di Emiliano. Però consentitemi, di questo argomento vorrei che ne parlasse l'amico, il dottor Luigi Ziccardi. Io farei un grosso applauso innanzitutto a Giuseppe Bizzarri per le tante cose che ci ha detto, per la forma coinvolgente che ha utilizzato. Vi ringrazio per l'attenzione, formulo un caro augurio a tutte le mamme di Lucera e ringrazio anche da parte del Partito Democratico che mi onoro di rappresentare questa sera in questa piazza. Giuseppe mi ha introdotto dicendo che adesso faremo l'analisi politica del voto delle primarie. Voi dite sì, vabbè, ma a noi che ci interessa delle primarie del Partito Democratico? E invece no, qualche dato interessante sicuramente lo si scorge. Innanzitutto va detto che la partecipazione è stata una partecipazione importante, massiccia, e questo ci onora. Va detto che a livello della città i dati, i risultati ottenuti non si discostano minimamente da quelli che sono i dati nazionali, cioè primo anche a Lucera è arrivato Renzi, secondo è stato Andrea Orlando e terzo il nostro Presidente della Regione Emiliano. Ma quello che mi preme evidenziare con voi è che il Presidente della Regione Emiliano si presentava candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico con tre liste, in particolare le liste si chiamavano Emiliano per l'Italia, Noi per Emiliano, La Puglia per Emiliano. Lui ha raccolto 314 voti a Lucera, ma io non voglio entrare nel merito dei numeri raccolti, delle preferenze raccolte da Emiliano. Quello che mi interessa analizzare è il voto che ha conseguito la seconda lista, cioè Noi per Emiliano. Come diceva Bizzarri, questa lista a Lucera era rappresentata, era sostenuta dalla attuale amministrazione comunale, con in testa il sindaco, e è riuscita a ottenere 106 voti. Voi vi chiederete, ma Ziccardi sta dando i numeri, possibile che Tutolo, il nostro amato sindaco, il nostro cittadino con i più alti valori morali, possa aver sostenuto il candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico? Possibile mai? Forse Ziccardi non sta bene. E invece no, non è così. Emiliano era il candidato alla segreteria nazionale e a Lucera era sostenuto proprio da Antonio Tutolo, il quale, pur di ingraziarsi il Presidente della Regione, che gli aveva fatto tanti piaceri, tanti grossi piaceri, ha dovuto impegnarsi tantissimo per convincere i parenti e gli amici più stretti ad andare a votare, raccogliendo 106 preferenze. Dice, ma possibile, Antonio Tutolo, che ha un seguito così ampio, che alle elezioni comunali ha preso tantissimi voti, riesce a portare solo 106 persone a votare alle primarie del Partito Democratico? È possibile, sì, perché quando si sono svolte le primarie degli iscritti, il nostro Presidente della Regione ha preso solo due preferenze e adesso nelle primarie del 30 aprile il nostro Presidente ha preso tra gli iscritti solo 6 voti, quindi
quei 106 voti che ha preso la lista Noi per Emiliano portano una firma indelebile, la firma di Antonio Tutolo e della sua amministrazione. Cioè, Antonio Tutolo ha costretto parenti e amici, ripeto, amici molto stretti, a recarsi nella casa di quei partiti politici che lui ha sempre perseguito, che lui ha sempre condannato, che lui ha sempre visto come maiali, così giusto per esprimere, per usare un termine a lui caro, ha costretto queste persone, ripeto, parenti e amici, a recarsi a votare. Va bene, Tutolo è riuscito a portare 106 persone a casa del Partito Democratico in Piazzetta del Vecchio, e con questo noi dobbiamo ringraziare il nostro Presidente della Regione, perché con questo impegno che lui ha preso nei confronti di Tutolo e Tutolo nei confronti suoi ci ha restituito il vero Antonio Tutolo. Io lo definirei un Giano bifronte, cioè una persona dalla doppia personalità, una persona che è capace di vestire gli abiti del moralista, che è capace di vestire gli abiti della persona integerrima, allorché si presentava, perché oggi lo aspettiamo da 3 anni e ancora non lo vediamo, allorché si presentava in questa piazza a criticare, a condannare, a offendere tutti coloro i quali avevano amministrato questa città. E rifacendomi al comizio che citava Giuseppe Bizzarri, quel famoso comizio sullo spazzatur del 4 agosto 2013, allorché tutto sudato, diceva che lui mai e poi mai faceva tutto questo per diventare sindaco di Lucera, che lui mai e poi mai avrebbe vestito la fascia di sindaco per andare dietro la processione, che lui faceva questi comizi denunzia soltanto per amore verso il paese, che lui non aveva nessuna ambizione di salire a Palazzo Mozzagrugno. Ebbene, tutto questo è risultato poi falso. Queste campagne che lui ha fatto, queste accuse che lui ha lanciato, queste denunce che ha presentato alla procura non erano nient'altro che la costruzione nel tempo della sua carriera politica. Dicevo prima, io lo definisco un Giano bifronte, una personalità bipolare quasi, cioè uno che è capace di venire qui a farci la morale e che poi realmente si allea con i potenti di turno, in questo caso con il Presidente della Regione Emiliano, per ottenere dei favori. Perché? Perché il PUG di Lucera, così come era presentato, non poteva passare, era assurdo. Ha dovuto fare una telefonata all'amico Emiliano e l'amico Emiliano si è attivato per far sì che questo PUG passasse. Ok? Quindi vedete come è diverso stare sul palco e criticare la gente e invece trovarsi a Palazzo Mozzagrugno a gestire i problemi della città. Problemi della città che, a parere mio, non sono stati risolti, ma nemmeno uno. Un esempio eclatante, un esempio evidente è il palazzo qui, l'Istituto Sant'Anna. Ricordate che cosa diceva in campagna elettorale? Che nel giro di 100 giorni, facendo riferimento a un semplice articolo del regolamento comunale, avrebbe risolto questo problema. Fece un filmato in cui dava dell'incapace, dell'inetto a Dotoli perché non utilizzava questo benedetto articolo 25 del regolamento comunale e criticava tutte le amministrazioni precedenti, l'amministrazione Labbate, l'amministrazione Bonchi, l'amministrazione Dotolo, il commissario prefettizio. Oggi, a distanza di 3 anni, dopo le varie ordinanze che ha fatto e che non hanno sortito effetto facendo riferimento a questo benedetto articolo 25, il Sant'Anna è ancora qua in bella mostra, anzi è ridotto in condizioni ancora peggiori di quando lui l'ha raccolto. Che non abbia capacità amministrative lo si deduce da un'altra cosa. Giuseppe faceva riferimento al
all'immondizia, alla raccolta dei rifiuti. Benissimo. Lui ha criticato, ha avanzato dei dubbi, ha formulato delle accuse contro l'azienda e contro gli amministratori, ha paventato l'inciucio tra l'azienda e gli amministratori, ha dato del ladro all'azienda e agli amministratori. Benissimo, sapete chi è l'azienda che dopo 3 anni raccoglie i rifiuti della città di Lucera? La stessa di 3 anni fa. Il contratto non è cambiato, è solo scaduto e va in deroga grazie alle firme che lui appone sotto le deroghe. Il percorso, che era la pietra dello scandalo, è sempre lo stesso. Allora, delle due una, ditemi voi: o ha detto delle grosse bugie all'epoca, oppure nel momento in cui è salito anche lui a Palazzo Mozzagrugno ha stretto gli stessi rapporti che avevano i precedenti amministratori e che lui ha denunciato. Quindi o diceva chiacchiere prima, oppure ha capito come fare per creare l'inciucio con l'azienda dei rifiuti. Giuseppe faceva un accenno alla Bioecoagrim. A me mi fa piacere far presente che Tutolo aveva a cuore il problema dell'ambiente. Sbandierava, ne ha fatto un fatto personale con la Bioecoagrim, è arrivato a fare scioperi della fame, denunce, sit-in, raccolta firme e chi più ne ha più ne metta, per costringere la Bioecoagrim o a chiudere o a modificare il suo impianto. La Bioecoagrim oggi è ancora lì che lavora a pieno regime, ha chiesto questi ulteriori permessi alla provincia che non gli vengono concessi, ma a fianco alla Bioecoagrim, così mi giunge notizia, che un'altra discarica di rifiuti, dicono tossici, sta per sorgere in località Brecciosa, cioè nel comune di Lucera, sulla strada Lucera-Pietra. E che mi dite dell'Alghisa? L'Alghisa lì era e lì è rimasta. Nonostante i finanziamenti che ha ottenuto Tutolo sia dal presidente della regione, sia dalla regione, che dalla provincia quando era delegato. Finanziamenti che miravano a coprire quei rifiuti esposti per evitare la dispersione nell'aria. Ebbene, lui dopo 3 anni che ha ottenuto questi finanziamenti, che fa? Bandisce una gara per fare una nuova valutazione dei rifiuti. Nel 2013 Dottoli già l'aveva fatta, questa valutazione, questa caratterizzazione dei rifiuti è allegata alla pratica dell'Alghisa, quindi basterebbe prendere questa caratterizzazione, comprare con i soldi che ha avuto a disposizione i tili e coprire quei rifiuti. E invece lui no, questo è l'ambiente che lui protegge. Da ultimo volevo fare un brevissimo passaggio sul contratto dell'illuminazione pubblica. Voi sapete che il 12, 2 giorni fa praticamente, lui su Facebook ha evidenziato che cosa? La chiusura di questo contratto di interesse europeo, contratto che ha un valore di 20 milioni di euro e come tutti i contratti banditi da questa amministrazione, nonostante sia un contratto appetibile per l'importo, vi ha partecipato una ed una sola azienda. Ok? Tenete presente che con questo contratto lui ha vincolato questa città per 25 anni, obbliga questa città a rispettare questo contratto per 25 anni, non ha tenuto presente che la tecnologia ha una durata che viene superata, che le lampade LED durano al massimo 15 anni, poi vanno sostituite, non ha tenuto in considerazione che un contratto così lungo
è così poco remunerativo per la società che l'ha presa, darà luogo a una serie di diatribe tra l'amministrazione e l'azienda, contestazioni che pagheremo noi. Non ha tenuto presente che in 25 anni cambiano le normative italiane ed europee, cambiano i regolamenti ai quali noi ci dovremo adattare, adeguare. Non ha tenuto presente che il regime fiscale quasi sicuramente cambierà. E allora tutti questi possibili inghippi, chi li pagherà se non voi cittadini o se non noi cittadini? Ok, io potrei continuare all'infinito perché le cose da dire sono tali e tante che faremmo notte. Non vi voglio trattenere oltre. Vi ringrazio di cuore e vi faccio un grosso in bocca al lupo per questa amministrazione. Grazie Gino. Sì, io concludo perché la partita incombe su di noi. Riprendendo quello che diceva Gino un attimo fa. Perché guardate, adesso comincerà un'altra fase di questa amministrazione. Quella che io giudico appunto la fase di luce negli occhi, no? Quella che parte con l'appalto della pubblica amministrazione. Già sono partiti i post altisonanti su Facebook, cambieremo tutta quanta la struttura, ci sarà l'illuminazione artistica, spenderemo 20.000 euro in meno di quelli che abbiamo speso fino a questo momento e metteremo a norma tutto quanto l'impianto. Beh, ci sarebbe innanzitutto da dirgli: ma guarda caro sindaco, che tutti ripresentato con un programma che prevedeva la costruzione di una pala eolica di proprietà comunale che ci avrebbe dovuto praticamente far azzerare i costi della pubblica illuminazione, e di questa pala eolica non vi è traccia. E non voglio frustrare le vostre aspettative, ma non la vedrete mai, perché non si farà mai, come noi avevamo detto che non si sarebbe potuta fare. Non vi racconta, appunto come diceva Gino, che questo contratto durerà 25 anni. Ora io vi vorrei chiedere: quanti di voi 10 anni fa sentivano parlare della lampadina LED, per fare un esempio? Credo nessuno. E immaginate in 25 anni che tipo di tecnologia ci sarà. Quanta tecnologia potrà cambiare nel tempo? Lui queste cose non ve le racconta, e non vi racconta nemmeno che, a parte i problemi contrattuali che ci potrebbero essere, potrebbe succedere che questa ditta in 25 anni venga meno, perché è un po' strano che ha partecipato una soltanto, no? Un appalto così importante partecipa a una sola ditta, per cui io non vorrei essere l'uccello del malaugurio, ma credo che di problemi ne avremo tanti. Ed è un po' strano appunto che abbia partecipato una sola ditta, gara chiusa, poi riaperta, magari ne parleremo con calma un'altra volta. Quindi amici, in questi 2 anni che restano, loro cercheranno di fare la stessa operazione che hanno fatto prima, cioè di mostrarsi in maniera diversa da quella effettiva. Adesso per esempio cominceranno ad asfaltare un po' di strade e probabilmente applaudiremo come se fosse un risultato di straordinaria amministrazione, quando appunto per un'amministrazione comunale credo che non ci sia nulla di più ordinario che rifare delle strade, ma loro ve le faranno passare come chissà quale risultato. Ebbene, dovete sapere che quelle strade che di qui a poco verranno asfaltate costeranno 1.400.000 euro. Sapete che lui ci ha detto che c'erano debiti, che le casse comunali erano vuote, che era stato sperperato tutto, che loro hanno pagato tutti i debiti e che quindi non avevano possibilità. Però cominciano a dire: nonostante questo, guardate quanto siamo bravi, perché vi stiamo rifacendo le strade. Ebbene, volete sapere da dove derivano quel 1.400.000 euro? Beh, derivano proprio da un qualcosa che lui ha sempre attaccato in passato.
Infatti sono dei mutui contratti dalle precedenti amministrazioni, che non sono stati più utilizzati ad esempio per la vertenza Sacco, non sono stati più utilizzati per altri progetti e che adesso vengono dirottati per realizzare le strade. E di queste cose, amici, preparatevi perché ne vedrete nei 2 anni a venire. Probabilmente avremo anche un po' di intonaco qui su Sant'Anna, no? Perché hanno pensato di spendere 550.000 euro da debitare alla ditta, ci sono 2 contenziosi, loro che avevano detto che contenziosi non avrebbero fatti, insomma operazione luce degli occhi, che servirà ad una sola cosa, servirà a farvi distogliere dall'attenzione, dal più grande fallimento che in realtà questa amministrazione rappresenta. Perché, come abbiamo detto prima, si erano presentati come l'amministrazione del futuro, come l'amministrazione dei giovani, come l'amministrazione della rivoluzione, come l'amministrazione del turismo. Sapete quanto hanno stanziato quest'anno in bilancio per sostenere il turismo? 5.000 euro. Niente! 5.000 euro, una miseria! E questo è il loro più grande fallimento. Abbiamo fatto dei regolamenti per l'utilizzo dell'anfiteatro, abbiamo previsto il primo anno che servisse 2.000 euro per affittarlo, non l'ha affittato nessuno, il secondo anno l'abbiamo abbassato a 1.000 euro e non l'ha affittato nessuno, fra un po' lo abbasseremo a 500 probabilmente e fra un po' ci andremo a fare i battesimi o le cresime o le prime comunioni all'anfiteatro, ma a tutto servirà tranne a quello che dovrebbe servire, perché noi sosteniamo da sempre che non ci sia altra strada per la città e questo è il loro grande fallimento, quello di non riuscire a lavorare per incrementare il flusso turistico nella nostra Lucera, perché Lucera non è più, come sapete, una comunità di servizi, non c'è più l'ospedale, o meglio non è più quello di prima, non c'è più il tribunale, ha perso le grandi aziende che comunque c'erano, ha perso i servizi perché appunto 21 dipendenti degli scuolabus a casa, l'orario ridotto per i dipendenti del servizio del verde, l'orario ridotto per i dipendenti del servizio delle pulizie, sono tutte situazioni che ricadranno e ricadono attualmente già sulla situazione economica della città e loro sono incapaci di fronteggiarla. Questo è il più grande fallimento che cercheranno di mascherare con questi interventi di facciata, per cui non vi fate abbindolare. Ora davvero chiudo dicendovi però che a mio avviso Lucera non ha altre possibilità in questo momento che quella di cominciare a lavorare davvero per trasformarsi in una città turistica, in una città dell'accoglienza, in una città dell'ospitalità. L'humus a mio avviso è pronto, sorgono tante iniziative, tanti ristoranti, tante attività ricettive, la città è pronta per questo salto di qualità, per cui io sono dell'idea che bisogna lavorare per un futuro di questo tipo, bisogna lavorare per dare in gestione ai privati i nostri beni monumentali, perché solo attraverso queste forme probabilmente riusciremo ad avere un vantaggio in termini economici, un vantaggio in termini di flusso turistico, un vantaggio in termini di organizzazione, un vantaggio in termini di manutenzione di questi beni. Il castello sta cadendo, l'anfiteatro è abbandonato e sono gioielli che da altre parti invece verrebbero utilizzate e custodite in una maniera gelosissima. Questo da noi non avviene. Allora l'invito davvero che io mi sento di rivolgere a tutte le forze politiche sane di questa città è quello di ritrovarsi non nella opposizione alla Pagnotta, perché una prospettiva non può essere data dall'essere contro, ma bisogna ritrovarsi a prescindere dalle bandiere, a prescindere dalle appartenenze, attorno a questa idea di trasformazione della città in una città vocata al turismo, perché io credo che solo attraverso questa trasformazione, che darà ovviamente i suoi risultati nel tempo, magari fra 7, 8, 10 anni, solo in questa forma noi riusciremo davvero a ridare a Lucera quel lustro che le apparteneva. Grazie e arrivederci.
Ciac, si gira. Lucera, ti scrivo una lettera come se fossi una cara amica d'infanzia. Una di quelle amiche lontane che rivediamo solo ogni tanto, ma che portiamo sempre nel cuore e nella mente, per via dei puri momenti di gioia trascorsi insieme da bambini. Ah, allora a te funzionava la scuola bus? Sono certo che a te, e solo a te, posso raccontare in qualsiasi momento quello che sento. E mamma frighettù! I desideri e le passioni che nutro, così come le paure e le delusioni che avverto. E non posso mentire. No! Perché un'amica come te me lo leggerebbe negli occhi. Oh, ma chi t'ha scritto sti cose? La nostra amicizia è quasi simile a un amore. Anzi, forse è proprio una forma d'amore un po' strano. Nulla di materiale mi hai mai dato in cambio. Veramente un modo più giusto, Ben. Solo abbracci di conforto e piccole soddisfazioni. Coltivarla non è stato affatto semplice. Ci sono voluti sacrifici e fiducia. Per alzata di mano. Onestà, ma soprattutto tanta perseveranza quando gli amici erano pochi, come talvolta le energie. Energie? A proposito, mi va a mettere la paleo. E poi con te mi diverto sempre. Anche nei momenti più difficili non riesco a rinunciare all'allegria e alla voglia di sorridere e ridere di noi. Tu ridi, amici sono da giorni. Camminando in questi anni per le tue strade senza tempo, ti ho pensata sempre più spesso. Se vedo che non tenivo niente da fare. E ho capito perché sei andata via. Ho compreso come mai qui è rimasta solo la tua immagine sbiadita, la tua testa china, abbassata, senza più forza per reagire agli insulti e alle minacce. Minacce? A proposito, il sciofero si è tenuto. Dove sono finiti i tuoi occhi sinceri? Sopra la vita becca. Ma devo darti una bella notizia. Hanno chiuso il tribunale. Girando tra i tuoi vicoli e perdendomi tra i larghi e le strette, proprio come facevamo noi da bimbi, rincorrendoci felici e spensierati, ho rivisto la tua antica bellezza. Eh sì, come lo sant'anno? Quella che mi ha conquistato fin da piccolo, il tuo sguardo fiero e ostinato, ma in fondo docile e generoso. Le radici di quella bellezza mantengono ancora tutto il loro fascino. Ha scritto una tua che scuffolai tutto questo? Si tratta solo di rispolverarlo. Di sottrarlo ad anni di incuria e scarsissima sensibilità. Incuria a te? Di riportarlo alla luce per farlo finalmente risplendere come meriterebbe. E quando è che ti spicci? Questo è quello che mi sono messo in testa di fare dal primo giorno in cui qualcuno mi ha chiamato pazzo. E ma sa che te ne avrai ragione. La cosa più bella è che non sarò soltanto io a farlo, perché ho scoperto di non essere solo. Lo voglio fare io insieme a tutte le persone che come me finora non hanno potuto contare. Perché sanno pure contò? E sono state escluse dai giochi di un potere che non era loro amico e del quale, forse, ignoravano l'esistenza. Quello di cui ti sei appropriato. Questa è quella che io chiamo rivoluzione. Arrivateci a che va. Fare qualcosa insieme, per tutti, per la nostra comunità intera e per lasciare una strada più giusta alle future generazioni. Ci, non parlano di strada. Restituire loro un futuro, senza quell'asfissiante senso di colpa di aver sperperato risorse ed occasioni che gli appartenevano di diritto. Mio padre mi diceva sempre: Andò, tutto sta ci abbia. E quando da bui? Eppure, Lucera mia, se ci pensi bene, un piccolo seme è già stato gettato. Sì, a semente pagarlo. Non ti arrendere, lotta. Sii orgogliosa e torna presto, bella mia. Con affetto immenso, Antonio. Ma, sin da me, va fai crostar. Tonino, ma tu poi l'hai capito, Antonio Lucetto? Chi è? L'architetto?